te. Grillo un mese fa, 2 mesi fa, quando ha fatto quel famoso video, ha detto esattamente quello che ha riassunto Alessandra Ghisleri, cioè ha lasciato intendere, se noi PD e 5 Stelle creiamo una visione, creiamo una narrazione comune, creiamo un progetto condiviso e crediamo sul serio, può essere una svolta. Ma se stiamo lì per tirare a campare perché altrimenti arriva il bobo nero, è un disastro. Sta succedendo la stessa cosa. Io rivedo per certi versi quello che successe tra il 96 e il 2001, quando cadde il Prodi 1, e invece di andare a votare o comunque di provarci sul serio, ci fu il D'Alema 1, poi il D'Alema 2, poi Ma arrivò tu Amato pensi 2 e poi che ci ci fu sia un il rischio di disastro nel 2001. scissione nel Movimento 5 Stelle? Ma può anche darsi, ma la scissione, se continuano così, non fanno neanche in tempo a scindersi perché sono rimasti in tre. Io vorrei domandare a Di Maio e ai 5 Stelle, hanno già messo in discussione questo accordo perché hanno perso in Umbria, dove avrebbero perso a prescindere. Mi spiegano questi fenomeni che malpancisti dei 5 Stelle l'alternativa qual è? È continuare ad andare da soli, bravi, complimenti. Se l'avessero fatto in Umbria, invece che il 7% avrebbero preso il 10%. Io ricordo ai 5 Stelle e agli elettori che adesso, come ha detto l'onorevole Borgonzoni, c'è un piccolissimo particolare. Nel 2020 ci saranno delle elezioni regionali dove non è scontato che vinca sempre la Lega. Cioè, fermarsi adesso, dopo un'elezione che era sicuro di perdere, è come esonerare un allenatore dopo una partita. Loro potrebbero vincere in Emilia-Romagna perché gli danno i sondaggi quantomeno in grado di vincere. La Toscana, le Marche, sono sconfitti sicuro soltanto in Veneto. È chiaro che se ti fermi prima, viene fuori il disastro per i 5 Stelle, ma anche per il Partito Democratico che si consegna al paese alla destra. Se questa è la strategia di Di Maio e dei malpancisti, alla Lezzi, alla Paragone e potrei fare tanti altri nomi, sono dei fenomeni perché ci sta riuscendo alla grande.